Don Fabio Corazzina, siamo in Calabria, sulla Costa degli Dei, per la manifestazione Percorri la Pace, che quest'anno è proprio in Calabria, dopo aver toccato tutta l'Europa. Percorri la Pace comincia, è una esperienza che viviamo insieme e progettiamo con le Acri di Brescia. Parte nel 2011, siamo andati ad Assisi, alla Perugia Assisi, e poi da lì ogni anno abbiamo percorso le strade d'Italia ed Europa, da Ginevra a Strasburgo, a Sarajevo, a Roma, a Firenze, a Mauthausen, a Monaco, a Santa Maria di Leuca, a Saint-Marie de la Mer, e ogni percorso tocca alcune questioni che fanno riferimento al tema della giustizia e della pace. Quest'anno siamo in Calabria su tre temi fondamentali. Il primo è la compenetrazione dell''ndrangheta e quindi la lotta che la gente di questo territorio fa contro l''ndrangheta. Il secondo è capire anche il ruolo della Chiesa dentro tutto questo percorso della Chiesa e dei giovani. Il terzo è scoprire questo territorio, che è fantastico, che è eccezionale. Vorremmo dire che è anche un po' faticoso, perché è sempre in salita. Ci sono delle belle discese, però è sempre in salita. E l'altra cosa interessante è che questo percorso è degli adulti. Siamo quasi 120, 82 in strada, 12 che fanno il percorso a piedi e poi gli accompagnatori. Ma poi tornati progetteremo un percorso per le scuole superiori. L'anno scorso siamo stati in Sicilia con 47 ragazzi delle scuole superiori e 6 insegnanti. E a maggio vedremo, perché progettiamo il percorso facendolo approvare al consiglio d'istituto perché sia un progetto educativo, e anche con i ragazzi andiamo in bici. Incontri, formazione e anche fatica.